Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Io sono Mazzetes e oggi continueremo la nostra modalità storia continua. Spero che l'audio questa volta vada meglio, perché da mixer di Windows ho diminuito, dimezzato l'audio. Spero che non sia troppo basso, ma è sempre meglio troppo basso che non troppo alto. Cioè, se non si sente, alla fin fine non è troppo grave. Il problema più che altro è se si sente troppo, come negli scorsi due episodi, che nonostante tutto l'impegno che avevo messo nel fare le varie prove, alla fin fine era sempre troppo alto. Allora, sì, eravamo arrivati qua l'altra volta ed è una zona abbastanza carina. Nel senso che è bello sta fare cioè, sembra tipo che non esista questo ponte qua, tipo boh. Devo andare in là, ma tanto non funzionerà, quindi mi chiederà di... Ah no, c'è anche della gentaglia qua. Sì, forse con questi piccolini il più comodo sarebbe il lanciafiamme. Però... non vorrei sprecare le munizioni. Ok, la porta è bloccata, quindi dobbiamo andare a controllare che cosa c'è. Qua. Operation successful. Diagnosi in corso. Magazzino, ok, quindi dobbiamo andare a prendere le componenti dal magazzino per riparare. Però con questi, immagino. Mi pare di ricordare. Attivata, ok. Una miseria, però quelli piccolini non si vedono, quindi è un casino perché ti fregano da dietro, ti prendono le spalle e ti esplodono addosso. Però no, io non volevo questo. Ma che scemo, non volevo lanciarla. Basta non giocare per un attimo e non mi ricordo già più come si fa. Ok, così ho due kit medici. Boh. Tra l'altro, come sempre, non abbiamo tante munizioni. Altri? Venga, venga, venghino signori. Qui c'è il vino buono. Fucile d'assalto, perfetto. Corpo umano mi dà qualcosa? Kit medico piccolo, perfetto. Allora, mo faccio... Attenzione. Come andiamo avanti, infatti. Tra l'altro mi scuso se si sentirà troppo forte il joystick, ma io ho provato di tutto e di più, ma continua a sentirsi davvero forte. E quindi sto cercando di parlare un pochettino più alto, in modo che non si senta troppo il joystick. Però abbiate pazienza, insomma, ecco, non sono uno youtuber professionista, non ho delle tecnologie o delle abilità. Dov'è? Dove sei? Ok. E quindi, boh, si fa quello che si può, insomma, ecco, cerco di fare il possibile. Allora, dobbiamo andare al magazzino, che da che parte è qua? Di qua sotto. Forse... era... meglio. No, c'è quello curatore. Rubio. Uccidi quello che cura. Che dove fossero finiti? Invece sbaglio sempre il pulsante. Allora, un kit medico grande qua ci va per forza. Adesso vado di nuovo sul piccolo.
non ho visto se c'era qualcosa da prendere da ste parti. Casino che mi hanno aggredito. Ah, ecco, c'era un armadietto. Fortuna che siamo tornati indietro. Potevo... Ah, no, devo finire a far esplodere sta barda. Ok, vediamo cosa c'è. Ma vaffanbrodo. Abbiamo sprecato tipo 3 proiettili. Una grata frammentazione. Grata stordente, nulla di interessante. Eccola. Il casino è che quando ci sono quelli curatori bisogna per forza focussare quelli, altrimenti sprechi solo munizioni, soprattutto in questo caso qua. 1000 crediti, ma se il terminale non ci vende niente è abbastanza inutile. Allora, eccoci qua. Pezzi di ricambio per la porta. Qual è quello che ci serve? Ah, devo disattivare il nostro scuola. Aspetta che ci sono dei crediti qua. No, preferisco da questo lato. La console dove sarà mai? Sarà di sicuro. Qua sopra ci sono tutti i computer rotti, ecco infatti. Power overload. Che cariche esplosive. Ah, perché si è... Ma di... In sto gioco qua non c'è mai una cosa che vada... come deve andare. Cioè ti dicono disattiva la porta, ma c'è i pezzi che non funzionano. Vai a prendere i pezzi, ma c'è il nastro che è rotto. Dove sono sti qua? Ah. Ehi? Ah no, sono nell'altra parte della stanza. Per fortuna. Ma guarda, meglio così. Allora, no, così mi piaceva. Dove devo piazzare le cariche però? Ah, da un'altra parte devo piazzarle, naturalmente. E da dove? Dove devo passare? Ah, di là. Sì, suppongo proprio di là. Allora, vediamo un attimo di seccare quei tizi, tanto ormai sappiamo che ci sono. Magari ci muoiono nell'esplosione. E invece... Oh sì, no, beh, uno ha preso fuoco però. Ehi? No, uno c'è morto. Perfetto, cos'è? Oddio. Ecco qua. Cribbio, quasi finito i colpi, ragazzi. Allora, calma e sangue freddo. C'è qualcun altro? Pare di no. Allora, andiamo qua. Assistance.
tu che mi hai dato il lanciafiamme, vero? Ancora vivo? Muorici, muorici! Ok, perfetto. Ma dobbiamo tornare in là e recuperare il nostro componente per la porta. Finalmente. Chi c'è ancora? Chi è? Venite avanti con le mani alzate. Ho un lanciafiamme, non ho paura di usarlo. Boh. Se dove sono? Adesso dobbiamo recuperare. Fucile laser. LOL, non era quello che mi serviva, ma è un. Era abbastanza co. Ma. Io in realtà sono per il fucile d'assalto. Però. Chi è? Allora, torniamo in là. In fretta che sia possibile. Così almeno possiamo prendere la nostra carissima. Poi tra l'altro, quella sezione di prima. È. Oddio, piena di nemici. Ok. No, dicevo, è assurdo perché questa parte sembra tranquillissima, cioè non ci sono cadaveri, non ci sono robe distrutte. A parte sotto, ok, ma. Cos'è quello a fare là? Boh. Ma per il resto è una zona abbastanza. Cioè, ordinata rispetto al. Chi è? Ah, è uno di quelli. Ok, perfetto. Mi fa passare, mo? Ah, devo metterlo qua. Ok. Ma adesso ci sarà qualcosa che non funziona che ci farà andare dall'altra parte. Fisso. Magari non qua, ma più in là. Allora, controllo del sistema della navetta. Power levels at 54%. Infatti, c'è il sistema dell'alimentazione, quindi dobbiamo andare di qua. Chi è? Temo sia qualcuno di là, dove stiamo per andare ora. Ci sarà di sicuro qualcuno qua. Infatti. Bah. C'era qualcuno di qua. Ah, fucile d'assalto. Ci sono legato. Ripassiamo al fucile d'assalto. No, però teniamoci questo. Va ancora abbastanza bene. È l'arma che preferisco dopo il fucile d'assalto, perché comunque è molto comoda. Cioè ha un fuoco a ripetizione, diciamo, ecco. Sì, qua si fa tutto il fuoco. Sì, bruciate, griglia. Per Ferragosto, ragazzi, una bellissima griglia di alieni fritti. Tanto, come dicono sempre, no? Sanno di pollo. Tutte le cose sanno di pollo. E mi hai mangiato se pedi, sa di pollo. E gli insetti sanno di pollo. Tutto di pollo. Anche gli alieni, di sicuro sapranno di pollo. Quando ci scommettete che sanno di pollo? Un terminale Intex, ottima storia. Però, vabbè, iniziamo. Andare a salvare là e vedere se si può comprare qualcosa. Utilizzo però un medikit piccolo. C'è qualcosa? No. Andiamo qua. Vediamo se c'è. Allora, munizioni di fucile d'assalto. Abbiamo un po' di soldi? Sì, ne abbiamo parecchi di soldi.
Quindi prendiamoli tutti quelli che possiamo. Poi, ma già che ci siamo, prendiamo anche dei. No, lanciafiamme non ce n'è. Vabbè. Oggetti, kit medici, grande o piccolo? Vediamo di grande. Sì. Ah, però potrei vendere qualcosa. Perché le granate stordenti e le granate a frammentazione non le uso mai. Non le uso mai e quindi la torretta di guardia però potrebbe tornare utile. Vendendole ci possiamo fare anche un altro medikit piccolo. Non potenziamo un crit più di niente, però vabbè. Dov'è che salvavamo noi? 17, 11, 14, 7, questa. Però questa era prima. Ok. Perfetto. Adesso possiamo continuare un attimo e vedere cosa succede a queste parti. Mi scusi, buon uomo. Niente di personale, ma. Poi si torna forse dalla stessa parte. Dove sei? Grida, bravo. Adesso c'è qualcosa. Nulla di interessante. Allora, qua c'è quel. C'è un casino immane da sta parte. E naturalmente appare della gente. Forse non è tanto adatto il lanciafiamme per questo perché bisogna andarci vicino e quindi. Ah, c'era quello con lo scudo! Altro kit medico piccolo che se ne va. Ma vediamo un attimo qua. Salve. Buon salve. Buon salve, buon salve! Mi spiace. Mi spiace. Muorici. Ok. Allora, console di distribuzione di alimentazione. Quando ci vede così tanto ho sempre paura che arrivi qualcuno a interrompermi. Ah, perfetto, c'è qualcosa qua? Per il corpo umano, non so, no. So solo che sta arrivando qualche nemico. Il casino di questo gioco è che non ci sono delle aree pulite. Nel senso che potrebbero sempre fare un buco nel pavimento, sti scemi, e arrivare dove sei tu, in pratica. Di conseguenza, non è che dici, ah, una zona l'ho ripulita, quindi posso tornarci indietro. Invece no, devi continuamente tornare indietro nelle stesse zone e quelle zone che prima avevi ripulito sono di nuovo completamente inagibili, ecco, cioè no, magari completamente no, però non puoi sapere nulla di quello che ti troverai, ecco. E vabbè, cos'è un party animal. Purgate i vostri peccati nel fuoco. Sì, qua quasi quasi dovrei far andare anche un kit medico grande. No. Vai così. Boh, a sto punto però direi che visto che sono passati 18 minuti e 47 secondi circa, facciamo un altro fantastico salvataggio qui sopra. E direi che ci salutiamo qui. Quindi per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace e un commento se per caso non. No. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento. Poi se per caso non l'aveste ancora fatto, iscrivervi al mio canale. Grazie. E io sono MazzeTess. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video di Alien Breed o in qualsiasi altra serie abbiate intenzione di seguirmi. Ciao a tutti!